Oggi vi parlerò dell'esperimento Tre piramidi per un cubo. Con questo esperimento possiamo dimostrare che il volume di una singola piramide equivale a un terzo del volume del parallelepipedo con lo stesso poligono di base e la stessa altezza. Non si tratta, di una dimostrazione vera e propria, chiaramente. È però un modo per convincere che la formula che troviamo nei nostri libri è plausibile e per renderla più facile da memorizzare. Tre piramidi per un cubo ci insegna che a volte possiamo conoscere meglio qualcosa scomponendola in parti o viceversa, componendo parti più semplici a formare un tutt'uno più complesso. Costruire o stampare il modello dello sviluppo che preferite inserendo le linguette per la colla, tre volte e preferibilmente in tre colori differenti. Questo passaggio invece è facoltativo. È facoltativo per quelli che vogliono ottenere delle piramidi che si possono unire magneticamente. Per fare ciò, appunto, ci servono dei magneti e delle rondelle, che verranno attaccate nel baricentro dei triangoli laterali delle piramidi. In conclusione, dovreste ottenere tre piramidi congruenti che, quando unite insieme, formano un unico cubo.